Branco di lupi è arrivato in via Novelli, spero siano lupi, e abbiamo i ragazzi con noi. Tra l'altro ho scoperto una cosa, rimarranno anche settimana prossima. Paolo, non me l'avevi detto? Non lo sapevo nemmeno io. Ma perché non abbiamo trovato nessun altro, oppure perché loro vogliono stare qui, sono messo male? No, non vengono a riprenderli, non possiamo lasciarli uscire da soli. E... allora svegliamo chi sono, che sono i ragazzi di Einaudi di Dalmine. Liceo Luigi Einaudi, ma hanno preparato dei meme, tra poco conosceremo ancora, rivedremo il meme di oggi. Siamo rimasti in quella parte oggi, per par condicio colludiamo questa parte. Ciao. Diamo il microfono a lei. No. No, invece sì, perché comando io qua. Cicabu. Ciao, come ti chiami? Lara. Lara, hai un po' la R moscia come mio figlio Giacomo? Sì. Io l'ho chiamato Giacomo perché sapevo già che avrebbe avuto la R moscia, se lo chiamavo Ramarro sarebbe stato un problema, l'ho chiamato Giacomo. Però è una bella cosa, ti pesa invece te un po' la R moscia? Abbastanza. Perché tutti quelli, Paolo, perché tutti quelli che hanno la R moscia sono come dire, non mi piace, invece è bella sentire, non ti piace la R moscia? Bellissima. No, dipende, adesso fammi sentire un po', perché ci sono alcune R mosce che sono molto... dolci, sensuali, cioè, anche, no? Danno un tono di particolarità, ce ne sono alcune che sono inascoltabili, però potrebbe essere che ti capita bene. Lara mi sta guardando e dice, bastardo, m'hai fatto, ma non solo mi ha dato il microfono, mi fa parlare di una cosa che detesto. Cosa facciamo dire allora? Ramarro. Ramarro marrone. Ramarro marrone. C'è un ramarro marrone che scappa dalla tigre, vai. C'è un ramarro marrone che scappa dalla tigre. Che arre? No, buona, bella, certo, dai, bella. Ce n'è anche un altro qua che ce l'ha un po' di più, eh. No, chi? Tipo lei? Grande! Piccoli delatori crescono, eh. Sì, sentiamo . Allora, diamo il microfono. Come ti chiami tu? Federica. Federica, Federica. Tu dimmi allora la stessa frase sua. È sempre lo stesso ramarro che scappa dalla stessa tigre. C'è un ramarro marrone che scappa dalla tigre. Ma è bella anche questa, non è bella? Preferisco quella prima. Ah, preferisco quella prima. Però è questione di gusti, eh. Però non è grave, cioè nel senso non è una R... Cioè non... Certo. Ricordi che sono minorenne, che poi dopo possiamo fare un senso di colpa. No, vabbè, ma non è che... No, tu la vivi male, la vivi? Dipende, cioè no. Perché per me prima di adesso no, prima di adesso la viveva benissimo. Abbiamo creato un trauma giovanile. No, lo dico perché in un mondo sempre più omologato, Paolo, mi sembra un tratto distintivo, cioè qualcosa che ti distingue comunque, non è una cosa brutta, certo, che se non avessi i capelli, tipo me, magari potresti dire, insomma, però la R... Sì, anche con i capelli, io li chiamo i salvati dalla moda. I salvati? Ma tutti quelli rasati sono salvati dalla moda perché adesso dalla va moda. Di moda. È vero, anche quello. Quindi ogni piccolo difetto tu mi vedevi magari tutti lunghi qua. Sai quelli che vanno? C'è qualche professore ancora che li porta tutti lunghi qui? No. C'è? Guardami. No, guardi qua. Ah, grazie, okay. Grazie mille. Grazie. Non mi ricordo il nome, io mi dimentico i nomi. Federica. Federica, esatto. E Lara. Vediamo il meme di oggi. Compito di matematica, trova X, eccola! Il tiepido applauso di Via Novelli Social Club. Chi l'ha scelta questa? Cristian, no. Ciao, come ti chiami? Francesco. Francesco. È bella questa cosa qua però, no? Faceva ridere? A me sì. A me sì? No, anche a me faceva ridere però. Te faceva ridere? Eh no, perché io ho risposto così una volta. Allora, e ho preso due. Hai quindi... trovato la risposta di Paolo per quello? Francesco, come vai in scienze? Beh, è forse la mia materia preferita insieme alla fisica. E matematica? Non troppo, però non mi dispiace. Così. Sono curioso di matematica. Io ero un asino in matematica, eh. Te eri bravo in matematica? Io abbastanza. Abbastanza bravo. Dove è andata invece la tua collega? Non l'abbiamo persa. Non la vedevo più, stavo guardando il computer. Io pensavo di essere... Invece Francesco va bene in scienze. Però ha problemi per la schiena, va a fare palestra e sta migliorando, però forse li ha risolti. Tu ti domanderai, come fai a sapere tutte queste cose di Francesco? Io lo so. Sono un po' mago. Sei un po' Francesco, mago. Ho detto cose giuste? Sì. Meno male, vedi? Allora me la sono cavata, grazie mille Francesco, grazie mille anche a me che hai scelto.
E la prossima volta scegliamo di scienze, però, che secondo me ci va anche meglio, d'accordo? Allora applaudiamoci e tra poco torniamo qua. It's a beautiful day. Ma come mi piace l'idea che dobbiamo passare un'altra settimana insieme a questi ragazzi. E oggi abbiamo con noi Alessandra in poltrona. Grazie Alessandra. Ciao ragazzi, bellissimo essere qua. Alessandra, dovete saperlo, prestata direttamente dal banco di regia. Paolo me l'ha data a malincuore perché si trova molto bene. Perché mi ha detto, va che è una sagoma Alessandra. Ma perché non gli piacciono i meme? I meme no, non gli piacciono. L'unico che ho visto io rideva. No, sto scherzando, io ho una passione per i meme proprio. Ti piacciono i meme? Tu e Francesco perciò avete una passione per i meme? Sì, esatto, proprio. Io e Francesco abbiamo una passione per i meme in comune. In comune? Sì. Ma che simpatica è Alessandro? Tantissimo. Tanto, Possiamo mettere qua Alessandro? Vieni qua Alessandro, vieni qua, conduci te per un po'. Io metto lì, tranquillo, ti conduco, vieni qua. It's a beautiful day. Ciao Alessandra, parlami ciao, della tua classe qui, di qualcuno che vogliamo intervistare oggi. Ad esempio, alle mie spalle, nell'angolo a sinistra, vedo un arbitro. L'arbitro nero. Sento le vibrazioni di un arbitro. Ah, Utsman Abar. Come si chiama? Utsman. 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 Ciao a tutti. Allora, parliamo io e te di Usman un attimo, perché Usman proprio sono quei bravi ragazzi proprio, sì. Vero? Cioè, quelli proprio che tutti vorrebbero avere come figlio, no? Te lo dico sinceramente, nel senso, proprio bravo. Sì. Com'è Usman? Invece in realtà è un disgraziato? No, è un bravo. Peggio. È peggio. E Usman? No, non sono un disgraziato. No, si vede come un bravo ragazzo, sì. Usman. Cosa fa? Un bravo ragazzo, casa chiesa. Casa chiesa. Allora, dimmi qualcosa ancora di Usman, che sai tu. No, allora non siamo in classe insieme, quindi non so bene come sia. Però è abbastanza simpatico, dai. Abbastanza, non esagerare, eh. Sì. Non è che esagera proprio. Utsman, dimmi qualcosa, fai l'arbitro, è vero Utsman? Sì, faccio l'arbitro. Ma vieni insultato? Sì, ogni tanto. Che disgraziati. Sì. Vabbè, ma quello tutti i giorni, non cioè, ma quello non capita a tutti gli arbitri, veramente. Io sono imbarazzato, Paolo, è una cosa imbarazzante. Possiamo fare una campagna di sensibilizzazione a favore degli arbitri? Va bene. Cioè, fanno un servizio. Dona anche tu un euro. Dona anche tu, come hai detto, senti cosa hai detto? Dona anche tu un euro. Cioè, io però volevo chiedere, ma perché uno va a farlo l'arbitro questo? Poi, grande rispetto. Beh, per fortuna, ma perché? Io andrei a far l'arbitro. Utsman, perché vai a far l'arbitro? Perché sono un appassionato di calcio e visto che non avevo più speranze di fare carriera nel calcio come giocatore, ho deciso di cambiare ambito. Vedi, perché a me piace, poi io sono anche di carattere un conciliatore, mi piace perché tu sei un arbitro di quelli inflessibili, sì, alla sì. Orsato, perciò non voglio discutere, o uno un po' più, diciamo, alla Collina, che Collina era un po' come Orsato, bravo, Orsato Collina, oppure uno più dialogante, uno che alla Rizzoli, cioè ti vengo, ti spiego, come sei come arbitro? Orsato, perché io appena prendo una scelta non cambio, non cambio più e non ascolto nessuno. Sei tollerante dunque con gli arbitri. Lui è uno tollerante. Con i tolleranti come Matteo, perché non un po' più di dialogo, Utsman? No, sì, con i tolleranti sì. Io parlo nel caso di quelli che protestano, fanno tutti i capitani, quindi cerco di non dialogare troppo per sembrare più serio. Più serio, cioè il paura che esatto, sì. Che poi la troppa confidenza faccia perdere la riverenza, sì. In questo caso. E ti danno fastidio? Senti i rumori da fuori, le parolacce così? Sì, oppure... sì. Le parolacce vengono più da fuori che da dentro certo, il campo. I genitori, facciamo un appello lì, bisogna fare l'appello ai genitori. Alessandro, lo fai tu, dai un euro ai genitori, anzi, togliamo un euro ai genitori. Che fanno casino. Ruba anche tu un euro dal portafoglio di tua madre e di tuo padre. Di no alla violenza sugli Utsman. No, sugli Utsman. Non è un ragazzo, è un'etnia. Gli Utsman di Dalmine. Ti abbiamo promosso etnia, Utsman. Cosa vuoi? Meno male che non è la tua compagna. Vabbè, non passiamogli più il compiti, va. Grazie mille, Utsman. Grande solidarietà. Grazie a voi. Che simpatica è Alessandra? È un personaggino, eh? Dai, raccontami un po' tu cosa hai scoperto di Alessandra. Parlate un po' voi due, no, che io faccio l'ospite. Ciao Paolo. Ciao. No, è che lei ogni tanto è in giro così tranquilla e esce con delle cose un po' particolari. Cioè, nel senso che, appunto, gli chiedi, fammi il...
lo spot per Usman e lei è partita con questa cosa. Cosa gli chiedi lei? Nel nostro piccolo talent gli mettiamo su una crocetta, come dire, da tenere in considerazione, Paolo? Sì, teniamola in considerazione. Grazie, è un onore per me. Sono commosso. Un applauso allora ad Alessandra. Grazie. Non se la cava così, perché tra poco, anche la prossima settimana, l'avremo con noi, come tutti i ragazzi dei Naudi. Tra poco invece lei tornerà in banco di regia. Esatto. Ahimè, io tornerò lì. E qui però avremo un grande ospite. Tra poco, allora, tra dillo poco. Tu. Tra poco, vai, vai. Tra poco, un grande ospite. Dove? Sulla poltrona. Ah, no, non in via della regia. No, sulla poltrona. Dove? Sulla poltrona, seduto. In via tra poco, un grande ospite in via Novelli. Cioè, come fa Norberto? Presente Norberto, che è uno che... Ma non ha la voce da baritono, da baritono come... Da non è la voce Norberto. Fai una voce allora da Alessandro, ma tra poco un grande ospite in via Novelli Social Club. Via Novelli. Novelli. Si chiama, è il nome della nostra trasmissione. Tranquillo, è il nome della trasmissione. Non preoccuparti. Dove? Vai, vai Ale, vai. Tra poco un grande ospite in via Novelli Social Card. Card. Via Novelli Social Card, il nostro nome, vai, grande Ale.